È arrivata a Lione la marcia dei migranti, partita il 30 aprile scorso da Ventimiglia e diretta a Londra, dove è attesa per l'8 luglio prossimo. 2 mesi di cammino, 1500 km a piedi per parlare di migrazioni, accoglienze, legalità. Temi sempre più caldi in Francia dopo una recente riforma che ha aumentato le pene per chi aiuta o favorisce l'ingresso e il passaggio sul territorio nazionale di persone senza permesso di soggiorno. Secondo Nicolas, di mestiere educatore, la marcia serve a rivendicare un'accoglienza nel rispetto della dignità delle persone, ma anche il diritto assoluto alla libertà di circolazione. Poi siamo contro l'idea che si possa negare la solidarietà, arrestare e scoraggiare i migranti e i volontari che li aiutano. Lungo il cammino la marcia raccoglie sostegno, ma non solo. A Orange, nel sud, l'accoglienza è stata poco calorosa. Ci aspettavano quelli del Fronte Nazionale con i loro slogan, prima i francesi, gli stranieri a casa. La marcia è stata promossa dall'Auberge des Migrants, un'associazione di solidarietà, e ad essa hanno aderito in centinaia. C'è chi cammina per una settimana, chi per un giorno solo, tutti intenzionati a dare all'iniziativa una portata europea. Quello migratorio è un tema difficile che divide l'Unione Europea da 3 anni, soprattutto a causa dei paesi dell'est che si oppongono alle quote d'accoglienza obbligatorie. Tra un mese a Bruxelles si terrà un vertice tra i capi di Stato e di governo dell'Unione per tentare di cambiare le regole del diritto d'asilo, e dalla marcia partono dei messaggi rivolti a loro. Aprite le frontiere invece di blindarle. Basta sperperare somme enormi per Frontex, un sistema spaventoso che respinge i migranti, li uccide o li rinchiude nei campi di deportazione, e non è un termine inappropriato. Non possiamo abbandonare i rifugiati in Grecia o in Italia solo perché sono arrivati in Europa mettendo per la prima volta i piedi lì. Bisogna condizionare l'erogazione dei fondi europei alla solidarietà. I paesi dell'est vivono della solidarietà europea, ma si rifiutano alla fine di applicare la legalità europea. Dopo la tappa di Lione, la marcia riprende per un tratto di 25 chilometri. Tra 8 settimane saranno a Londra, con la speranza di avere mosso almeno un poco la coscienza collettiva.